Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sarà un video breve perché non era in programma, anzi oggi dovevo uscire il ricaricamento della live di mercoledì sera, che però uscirà a questo punto domani. E tra l'altro vi ricordo due cose al volissimo, per chi se le fosse perso, vi ricordo di vedere il video di ieri, nuova serie, VGC Throwback. VGC 2014, vi consiglio assolutamente di andare a vederlo. E poi vi ricordo che domani, verosimilmente, a qualche ora sarò in live su Twitch, domani pomeriggio, e probabilmente anche domenica. Insomma, vedremo adesso come sarà la situazione. Comunque, detto questo, allora, novità importante, se così vogliamo metterla. Ieri il sito della, anzi, sito, prima Twitter. Io l'ho visto da Twitter, poi anche sul sito della Play Pokémon ufficiale, è uscito questo tweet che vedete in sovraimpressione, in cui dicevano che prepararti a usare la tua skill, eccetera, eccetera, e che un nuovo torneo online sarebbe stato imminente. Se andiamo sul sito, se andate sul sito, dice in poche parole, ve lo riassumo in breve, anzi questo video sarà brevissimo, che i partecipanti della sezione master di tutte le di, sia, cioè questo torneo sarà sia di VGC e anche di carte, quindi si potrà giocare sia su Switch per chi gioca videogame, sia sul simulatore online. Adesso non so bene come funziona il TGC, ma comunque quello sarà. Allora, in poche parole, per qualificarsi a questo torneo, poi vedete un attimo in sovraimpressione le varie robe, bisognerà qualificarsi attraverso l'IC online che ci sarà a partire da giovedì prossimo, giovedì 21, l'IC online di maggio. Chi si qualificherà entro un tot di posizioni che state vedendo, si qualificherà in automatico a questo torneo. Allora, sono 256, la top 256 dell'America del Nord, dell'Europa e dell'America Latina, e in Oceania i primi 128. Non ho capito questa distinzione, ma giusto così, così imparano i giapponesi a giocare in miliardi per l'ICC Online. Che ovviamente l'ICC Online è un torneo best of one, per chi non lo sapesse, ma dubito. L'ICC Online è un torneo best of one in cui appunto ci si può iscrivere collegando il proprio account Nintendo al Global Link, mi pare, sulla Switch, e i primi 256 in Europa si qualificheranno a questo torneo. Io ovviamente ci proverò, credo, adesso, a meno che non succeda qualcosa, ci proverò. Sarà comunque difficile perché 256 persone in Europa, cioè, sono tante, non siamo solo noi italiani, ma ce ne sono veramente una marea. Quindi bisognerà veramente impegnarsi in best of one, bisogna tirar fuori veramente il peggior team agli Switch, o robe strane da Best of One, che builderemo comunque questo weekend, qualcosina, spero, o domani o dopodomani. E detto questo, chi si qualificherà a questo torneo, questi 256, insomma, tutti questi partecipanti di tutti i continenti, si sfideranno in un torneo che a quanto pare è tipo a gironi. Vi lascio comunque il link in descrizione per vedere le varie cose. Sarà un torneo a doppia eliminazione, nel senso, se tu perdi due volte sei fuori, e probabilmente non l'hanno ancora annunciato ora perché non ci sono tante novità, comunque non l'hanno ancora annunciato. Sarà un torneo in best of one, molto 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 probabilmente. E anche se noi tutti un po' non ce lo auguriamo, perché altrimenti i giapponesi qua tirano fuori il peggio di loro. E ovviamente adesso non so bene le categorie, non le hanno ancora spiegate bene, però qua c'è scritto che sono ammessi, vabbè, forse ce ne stanno per ogni categoria, ma mi sembra un po' strano. Comunque seguiranno aggiornamenti, voi seguite sempre comunque il sito della Play Pokémon, che a quanto pare l'aggiornano abbastanza in tempo reale. Comunque, dulcis in fundo, il premio finale, che a quanto pare è solo per il primo, il secondo, dal secondo in poi niente, quindi se arrivi secondo sei proprio sfigato. Il primo vince un viaggio, un paid trip per il prossimo internazionale del prossimo anno, quando riprenderanno a fare i tornei in real life. Insomma, vincerà un viaggio pagato per il prossimo internazionale, quindi non è neanche una brutta roba. Ci si proverà, ma ci sarà tanta gente che ci proverà, quindi sarà molto molto difficile, soprattutto perché è un torneo online e bisogna
bisogna che esca veramente un regolamento come si deve, che uscirà a breve, anzi, hanno detto novità a breve, quindi si spera. Questo è tutto quello che a quanto sappiamo finora è così. Riassunto brevissimo, per noi del VGC comunque, IC Online di maggio, settimana prossima, chi fa top 256 in Europa si qualifica a questo torneo, e qualificati a questo torneo si verrà buttati in una fase a gironi, da quel che ho capito, o forse anche no, insomma, torneo a doppia eliminazione, se perdi 2 volte di fila sei fuori, se le vinci tutte vinci un viaggio pagato al prossimo internazionale. Quindi direi che più semplice di così non si può. E basta ragazzi, era un video veramente breve solo per informarvi di questa cosa. Noi ci vediamo domani sia con il ricaricamento della live che con la live vera e propria su Twitch. E basta, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!